Intanto benvenuti a tutti quanti, io vorrei ricordare questo percorso che è iniziato il 17 aprile quando ci siamo visti in questa stessa stanza per cominciare a prevedere il personale di Piazza Duomo. Se ricordate, io magari qualche immagine la riprendo, eravamo partiti dalla situazione in cui si trova all'interno del piano urbano del traffico l'area pedonale di Piazza Duomo, che è compresa diciamo in quel grande quadrilatero fra la via della Zecca, via Consolo del Mare, via Cavour e via Cesare Battista. All'interno di quest'area attualmente c'è una buona parte pedonalizzata e contiamo di andare a fasi successive a pedonalizzare tutto quanto quello che è previsto. In questa prima fase abbiamo immaginato un percorso fra la via Cesare Battisti e la via Cavour da interrompere, diciamo così, è costituito dalla via Primo Settembre e dalla strada prospiciente Piazza Duomo, che è una strada che diciamo, in realtà non ha un nome ben preciso, ma io la indico fra la via, via Giacomo Veneziano e la via Università. E poi tutta l'area che è prospiciente la via Cavour. Io ora vi faccio vedere un po' le immagini. In realtà, ecco, questo è quello che prevede il piano urbano del traffico come pedonalizzazione. Come ho già detto, sono gli spazi tra la via della Zecca, via Controllo del Mare, Corso Cavour e Cesare Battista. E questa è la situazione attuale. Queste aree sono attualmente pedonalizzate e le avevamo già viste l'altra volta vi avevo anche accennato a quali potevano essere i passaggi successivi. In base ai confronti, alle problematiche emerse, questa è la proposta che viene fuori in questa prima fase, cioè come dicevo il collegamento fra la Corso Cavour e la via Cesare Battisti, quindi costituito dalla via Primo Settembre e questo spazio diciamo sufficiente di Piazza Duomo, anche quest'altro tratto di strada e il parcheggio. Tutta questa parte qua viene ad essere pedonalizzata, però ci sono delle cose importanti da dire all'interno, che cosa succede. Intanto abbiamo previsto dei varchi controllati con telecamere e ora vi farò vedere le immagini. Qui purtroppo l'immagine non è molto chiara, cercherò di essere io più esplicito. Allora, intanto il varco d'ingresso è costituito dalla via Primo Settembre, con un passaggio centrale. Noi ricordo che dobbiamo lasciare circa 3 metri e 20 di carreggiata libera per mezzi di soccorso, per il passaggio anche dei residenti, per chi ha il passo carrabile, per il carico e scarico, poi vi dirò anche questi passaggi come vengono coordinati. E quindi comunque nella strada dobbiamo lasciare un tratto di strada libero. Abbiamo pensato di lasciarlo al centro in modo tale da poter dare uguali opportunità ai commercianti dei due lati della strada per l'occupazione suolo e diciamo senza sfavorire nessuno, favorire qualcun altro. Quindi passando al centro si ha la disponibilità di occupazione suolo abbastanza ampia, costituita dall'attuale marciapiede più un altro tratto di strada. Nella parte centrale abbiamo riservato al momento dei parcheggi per i bus, quelli scoperti, e per i trenini, all'interno che usciranno invece da questo varco che viene poi controllato con telecamere. Da questo lato, cioè dal lato della via Giacomo Veneziano e dal lato della via Università, al momento vengono lasciati liberi tutti i parcheggi. Per poter utilizzare questi parcheggi viene liberata solo una stretta carreggiata, una stretta corsia che serve solo al passaggio delle vetture. Qui non si potrà assolutamente parcheggiare, perché qui c'è il parcheggio dei taxi e i parcheggi per le persone invalide. Il parcheggio taxi qui e qui, che consente in questo modo di fare una sorta di protezione per la corsia che viene lasciata
alle auto che dalla via Giacomo Veneziani poi devono riuscire attraverso la via Università. Inoltre nella zona di via Cavour abbiamo individuato una rientranza rispetto alla corsia preferenziale dove far sostare i bus Gran Turismo, quelli diciamo grandi che portano gite scolastiche o turisti dalla provincia, in maniera tale che possono scaricare i loro i turisti e poi andare a localizzarsi. In questo momento abbiamo previsto il parcheggio del gasometro per poter sostare lì e poi riprendere i loro turisti al momento del rientro. E accanto a questa abbiamo c'è l'attraversamento pedonale e poi c'è prevista anche, anzi prima dell'attraversamento pedonale è prevista una serie di parcheggi per motocicli. E quindi l'area in effetti inizia da questo punto e si estende in tutto il resto. Diciamo che sostanzialmente da un punto di vista dell'occupazione degli spazi è questo. Per quanto riguarda invece le modalità di accesso, c'è anche un altro varco con controllo in prossimità della via San Giacomo, che attualmente è diciamo, protetta in qualche modo dall'ingresso da questo marciapiede, però diciamo possono può essere attraversata da motociclo o da altro e quindi il parco è stato protetto. Tra l'altro questo è stato anche inserito nell'opportunità eventuale di modificare l'accesso di entrata dei bus turistici dalla via Primo Settembre ed eventualmente spostarlo sulla via San Giacomo nel caso questo fosse più diciamo in qualche modo più idoneo rispetto alle esigenze sia dei commercianti che dei turisti stessi. Questo diciamo l'abbiamo lasciato come opzione, ma in questo momento dovendo intervenire sul marciapiede abbiamo preferito non tagliare il marciapiede in questa fase, verificare come funziona in questo e poi eventualmente però essere disposti già con il parco pronto a poter tagliare da qua. L'accesso a chi è previsto? Dunque, intanto vi ho detto dei varchi elettronici e del rilevamento automatico. Abbiamo previsto l'accesso così come da codice della strada per i disabili, per le forze dell'ordine, per i veicoli per la polizia. Inoltre, carico-scarico commercianti che attualmente è indicato fra le 6.30 e le 9.30 e le 14.30 e 16.30. Analogo periodo. E vale anche per i residenti ed anche possono essere esigenze particolari tali che si può richiedere alla mobilità un permesso per poter entrare anche per, con una certa frequenza. Faccio un esempio banale, non so, l'idea che una persona abbia, si debba sposare all'interno e vuole accedere l'auto ecco, o altre esigenze sono fattibili. Ci sono dei bed and breakfast in zona e quindi abbiamo pensato comunque di dare l'autorizzazione di un carico e scarico per il bed and breakfast, diciamo arriva il cliente, lascia le valigie e poi l'auto viene portata fuori dalla zona dal bed and breakfast, i quali so che si stanno attrezzando prendendo dei posti auto in altri posti, in altre aree. Anche questa fase. Commenti principali per i quali alcune cose sono state in qualche modo recepite, altre no. In particolare una a cui ci tengo particolarmente è quella dell'apertura temporanea dell'isola pedonale. Cioè c'era stato chiesto di fare un'apertura temporanea nei weekend, evitando in questa fase diciamo, questo repentino cambiamento. Ecco, io su questo aspetto devo dire, così come anche per quando c'è stato l'intervento su Piazza Gairoli, io penso sempre che una pedonalizzazione, anche nelle condizioni in cui ci troviamo in merito al controllo, cioè come numericamente le nostre disponibilità non sono elevate, sia anche per motivi organizzativi, poter variare e il flusso nelle strade, quindi chiuderle o aprirle settimanalmente, è un problema per la nostra città molto difficile da risolvere.
dobbiamo anche, diciamo, dobbiamo farcene una ragione, insomma, non, e quindi oltre a questo però io dico che la pedonalizzazione è una questione di abitudine, e l'abitudine si crea con la costanza di questo percorso, che sarà sicuramente travagliato per alcuni, però dobbiamo affrontarlo, cioè farlo settimanalmente non crea poi quell'abitudine, anzi semmai può creare la disabitudine e quindi può creare difficoltà. Io nell'esperienza di Piazza Cairoli ho visto che all'inizio c'era stato una notevole, come posso dire, diciamo ubbidienza da parte dei cittadini, hanno liberato subito il luogo, nonostante fosse molto ma molto più ampio di quello previsto, e finché si è tenuto su una certa situazione, in effetti quel luogo è stato poi rispettato. Poi pian piano, quando le maglie si sono un po' allargate, alla fine poi tutto è andato non per come doveva andare. Quindi io personalmente, in base anche sia all'esperienza locale ma anche ad esperienze fatte in altre città con le quali mi sono confrontato con altri assessori sulla mobilità, io voglio ricordare determinate aree anche di città siciliane come Trapani o Siracusa, dove la pedonalizzazione ha dato un altro svolto, un altro volto alle città, più piccole delle nostre, con caratteristiche diverse, però molto più vivibili ora. Quindi non stiamo parlando né del nord né dell'Europa, stiamo parlando della Sicilia, dove ci sono aree dove è veramente la mobilità ha assunto un altro carattere. E io un po' facendo riferimento a questo cerco di insistere su questa direzione, quindi le motivazioni sono essenzialmente legate a questo e a null'altro che non questo.